Salve a tutti, sono Alex, il biondo, benvenuti in un nuovo video. Oggi siamo qui ragazzi al negozio americano per fare il... ormai abbiamo iniziato la serie di andiamo a provare i cibi strani, americani, giapponesi. Oggi siamo al negozio americano, un locale veramente bello, e siamo qui per provare cibi nuovi, e ho già deciso di cosa prendere, il club sandwich. Questo qua leggete voi, il primo. È un locale veramente bello e mi raccomando, pollice in giù, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram Alex Bianco, e noi aspettiamo che ci arrivino i sandwich. Il locale è stile americano e a me piace veramente tantissimo lo stile americano, anni 80-90, veramente bellissimo. E location darei veramente 9, perché veramente è bellissimo, stile, come ho detto, stile americano anni 80-90. E ci sono delle, per esempio, poster, targhette, queste cose qua veramente e danno look al locale, veramente bello. Ora stiamo aspettando, io ho preso un club sandwich, già ve l'ho detto, vabbè, e 5 euro, anche i prezzi sono buoni, vabbè, e ho preso come birra, ragazzi, ora un attimo vedo, non mi ricordo, una di queste comunque, delle fante, per esempio ci sta fanta al mango, fanta al mango, alla fragola, e quindi veramente bellissima. È arrivata la bevanda, ecco qua ragazzi, la fanta alla passion fruit, e assaggiamola, versiamo nel nostro bicchiere. Comunque non so se avete notato, guardate che poltrone, proprio come vi ho detto, stile americano. Assaggiamo la fanta alla passion fruit. Buona, sa di ho sentito la fragola, il mango e uva e queste cose qua, comunque è veramente buono. Ora aspettiamo il cibo e veramente ragazzi mi sta piacendo molto, come ho detto a me piace proprio lo stile americano, infatti il mio sogno è quello di andare a New York, forse l'anno prossimo, speriamo, e magari gireremo qualche video. E comunque ringrazio a tutti, un'altra volta, per tutti i nuovi iscritti, ragazzi stiamo crescendo, ora inizio a fare i video, ma non sto facendo più video perché quest'anno ho l'esame, quindi veramente sto messo male, quindi devo studiare e vabbè. Bevanda buona, ci darei un bell'otto, mi piace. Ci aspettiamo che arriva il nostro sandwich. È arrivato il panino gigante, cioè non riesco neanche a prenderlo, guardate qua, è gigantesco. Cioè ragazzi, immaginate, un panino di questo sta a 5 euro, al McDonald's un panino tanto sta a 4,50 euro circa, cioè qui veramente ti sazi. Vediamo, no, il bastoncino bisogna tenerlo, si mangia così questo, se riesco. Prendiamo, guardate qua ragazzi, mamma mia, assaggiamo. Ragazzi è buono, è buonissimo, anche l'attesa ragazzi, ci è voluto poco tempo, veramente
È buonissimo, ragazzi, ve lo consiglio. Pure la bevanda, mamma mia. Cioè, guardate qua, guardate quanto è grande. Insalata, pomodori, mamma mia. Buono proprio. E qua sta un altro pezzo ancora sotto. Mangiamolo. Ragazzi, questo è il secondo, è veramente buono, me lo sto divorando in 5 minuti. E tra l'altro qua ci stanno delle patatine, guardate che sono sottilissime, non si sentono proprio, però sono buone. Neanche a farla apposta, poi ho la maglia, l'outfit pure americano, la maglia poi, il pantalone strappato e le scarpe che ho comprato ieri e Air Max o qualcosa. Comunque, veramente buono. Guardate qua. È tutto buonissimo. E dopo ordiniamo qualcos'altro. Ragazzi, avevo dimenticato di registrare la parte in cui ordinavo il panino e me lo mangiavo. Eccolo qua il panino. Ragazzi, grandissimo. Cioè, questo era più grande ovviamente. Ragazzi, questo panino mi sembra sui 6 euro e quello del McDonald's 4,50, ma quello del McDonald's è piccolo e non ti sazia, invece questo è grande ma ti sazia tantissimo. Ve lo consiglio veramente, se siete di Benevento venite, dopo alla fine del video vi dico il locale, magari vi metto in descrizione il sito. E comunque, mangiamo in diretta con quanti con voi questo paninozzo. Veramente buonissimo, guardate qua, veramente uno dei panini più buoni che ho assaggiato, buonissimo, anche la bevanda. Ragazzi, in questo video raggiungiamo 1000 like, ce la possiamo fare ragazzi, lo so è difficile, anzi no, facciamo 500. E andrò in un altro ristorante, pub, ad assaggiare cose nuove. Se volete che faccio questo video, continuo a fare questi video. 500 like, mi raccomando. Ah, dimenticavo, in questo panino c'è hamburger, insalata, senape, cetrioli dolci, senape... No, pomodori non ci stanno, no, solo questo c'è, ma veramente buonissimo. Ah, e pure i pomodori ci stanno. Buono. L'unica cosa che non mi piace sono i cetrioli dolci, mi piacciono, sono più buoni quelli normali, salati. I dolci non mi piacciono molto. Comunque il resto è buonissimo. Abbiamo finito di mangiare, mamma mia, ho mangiato tantissimo, si vede dal piatto appunto, ho mangiato veramente tantissimo e tutto squisito. Il locale, ragazzi, ve lo dico, si chiama Minos Dinner Café e magari ve lo metto in descrizione, venite se siete di Benevento, si trova a Piazza di Corte, venite, mi raccomando, tantissimo, perché veramente merita. Ve l'ho detto, l'unica cosa che non mi è piaciuta sono stati i cetrioli, però vabbè, e il resto veramente buono, il locale, l'attesa, cioè, perfetto, veramente tutto. Se veramente devo preferire tra
McDonald's in questo locale, direi mille volte questo locale, perché il McDonald's non ti sazia, le robe costano tantissimo e sono alla fine misere. Quindi consiglio veramente questo pub, se poi siete appassionati dell'America, dei pub americani anni 80, anni 90, venite, perché si respira veramente l'aria di come ci si respirava una volta, che purtroppo io non ho vissuto, però diciamo un po' di film si vede, si conosce. E ok ragazzi, questo video finisce qua, vi ricordo pollice in su, iscrivetevi al canale, 500 like, prossimo video genere andiamo in ristoranti, pub oppure queste cose qui diverse. Mi raccomando, spolliciate, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!